professore. Una bella iniziativa con il mercato coperto di Arezzo, grazie a Coldiretti, che nasce in un periodo peraltro difficile come quello legato alla pandemia, una bella notizia. Sì, noi abbiamo tra l'altro notato che durante il primo lockdown in modo particolare, dove comunque ha tolto un primissimo periodo, noi siamo riusciti comunque a mantenere aperti i mercati all'aperto, abbiamo notato che c'è stata una grande attenzione anche da parte di chi acquista, insomma, al prodotto locale, al prodotto genuino, e quindi ci ha dato anche paradossalmente, come dire, il coraggio di aprire anche uno spazio come questo, che credo che sia diciamo, la conclusione di un progetto che va oltre, no? Una volta che abbiamo, anche, oltre che i banchi al mercato, anche uno spazio riconosciuto, riconoscibile, fermo e strutturato, dove si può entrare se piove o se fa caldo, credo che sia, ecco, l'avvio di un progetto che va ancora oltre quello che avevamo già cominciato. Un bel valore aggiunto per una città come quella di Arezzo, un mercato come questo, anche come senso di aggregazione. Io credo di sì, credo che sia un'affermazione corretta, e devo dire la presenza anche qua di tutte le istituzioni, anche di molti assessori del comune, e l'attenzione che ci hanno riservato anche rispetto alle piccole difficoltà burocratiche, credo che sia un buon inizio per una condivisione di questa opportunità che abbiamo tutti insieme.